Vento forte, nebbia a tratti e temporali dalla tarda serata di ieri stanno creando disagi in tutta la Calabria. Nel Regino i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona della piana di Gioia Tauro, dove si è verificato un forte temporale per allagamenti a Rosarno, Rizziconi e Barapodio. Anche a Reggio la pioggia ha creato disagi soprattutto in periferia. Le precipitazioni delle ultime ore hanno fatto ingrossare i torrenti. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale per la presenza di fango vengono segnalati nel Cosentino. In particolare la zona di Rende, quella più colpita, con sottopassi allagati, auto rimaste in panne con le persone a bordo soccorse dai vigili del fuoco. Nella zona del Vibonese sono segnalati smottamenti di terreno di modesta entità nella zona di Tropea, chiuso infatti un tratto della statale 18. Nel Catanzarese e nel Crotonese c'è vento forte e pioggia. Non sono segnalati particolari problemi alla circolazione sulla 3 Salerno-Reggio, interessata comunque dalle precipitazioni e dal vento forte praticamente lungo il tutto il tratto calabrese. È a rischio esondazione in conseguenza delle forti piogge di queste ore nel Catanzarese il fiume Amato, che costeggia la statale 280 di Due Mari. Al lavoro per tentare di arginare il possibile straripamento delle acque, diverse squadre dei vigili del fuoco con pale meccaniche ed escavatori. Le precipitazioni abbondanti hanno creato problemi ai capannoni industriali e commerciali della zona industriale di Marcellinara, per allagamenti che in qualche caso hanno reso necessaria l'interruzione delle attività lavorative. Interventi sono in corso per recuperare greggi di bestiame ancora dispersi nella zona. A Catanzaro si segnalano problemi di allagamento per alcuni sottopassi. Nella zona nord della città una donna è stata salvata mentre si trovava all'interno della sua autovettura sommersa dall'acqua in un sottopasso nei pressi dell'ospedale cittadino. Disagi notevoli per la circolazione stradale sulla statale 106 Ionica e nella zona di Chiaravalle Centrale, dove si sono verificati anche dei piccoli cedimenti di terreno. Intanto il sottosegretario Guido Bertolaso, nel corso del vertice a Vicenza sul maltempo, ha detto che la protezione civile sta dimostrando anche in questo caso, attraverso le sue componenti, di dare una risposta rapida, efficace e vicina alla gente. Non si lascia solo nessuno, ma non dobbiamo essere lasciati soli neppure noi, perché occorrono i soldi per stanziare opere di prevenzione. Non abbiamo mai detto nel passato, ha precisato Bertolaso, che i fondi sarebbero stati sufficienti a riparare tutto quello che è stato danneggiato. Lo Stato può fare la sua parte, ma non si può dissanguare completamente per quelle che sono le situazioni di emergenza. Ecco perché servono prevenzione e un meccanismo assicurativo che noi chiediamo da diversi anni e che non siamo mai riusciti ad ottenere, mentre si applica in tante altre nazioni europee che hanno meno rischi rispetto a quelli di cui soffre l'Italia tutti i giorni. Se non si procederà con opere di prevenzione ed interventi sul territorio, continueranno in caso di maltempo le situazioni di forte emergenza. Oggi 2 novembre è la giornata nella quale vengono commemorati i defunti. Noi ci troviamo nel Camposanto del capoluogo di regione per assistere ai diversi momenti appunto di questa importante giornata. E poco fa abbiamo assistito alla deposizione della corona di fiori ad opera del primo cittadino di Catanzaro, l'onorevole Rosario Olivo, in onore dei caduti civili e militari durante la guerra. In questo momento all'interno della chiesetta del cimitero del capoluogo si sta tenendo la messa officiata dall'arcivescovo metropolita della diocesi di Catanzaro Siracusa Antonio Ciliberti, accompagnato da un folto numero di religiosi e alla presenza delle autorità politico-militari di fedeli. Più tardi avremo modo di incontrare personalmente l'arcivescovo e porremo le consuete domande in questo giorno importante. Come vedete la giornata ha assunto stamattina la giusta dimensione evidentemente di una giornata che non è triste, non è neanche allegra, ma noi tutti la stiamo vivendo come giusto che si faccia, in una sorta di riflessione, di legame spirituale con i nostri cari, con i defunti. Eccellenza, lei stamani in apertura dell'omelia ha voluto sottolineare il significato della giornata dedicata ai defunti, quale momento comunitario, e infatti abbiamo visto che nella piccola chiesa del Camposanto è riunita l'intera comunità, i fedeli, le rappresentanze politiche, militari, civili, religiose. Sì, certamente questo è un aspetto molto significativo, perché dice il grado di maturità culturale, civile e spirituale della nostra comunità. Cristo ha vinto la morte, è risorto, e come Cristo è risorto anche noi risorgeremo. Questa risurrezione
orienta ognuno di noi a poter vivere nella dimensione quotidiana la sua vita di ogni giorno in funzione di questa eternità che vogliamo sperare beata. Ma sarà tale se durante questo pellegrinaggio terreno, come ci ha detto il Signore nella brevità del Vangelo che abbiamo proclamato, osserverà la verità della parola ottemperando alla sua divina volontà. Ma Gesù non si è fermato semplicemente a dare questa indicazione. In modo didattico ci ha anche indicato come praticamente dobbiamo effettuare questo tipo di collaborazione con il Signore, vivendo la nostra vita in una dimensione di oblatività, vale a dire di dono sulla sua esemplarità, e attualizzando questo nostro dono nei servizi più umili che dobbiamo fare ai fratelli nella comunità in cui siamo inseriti. Se così vivremo questa nostra esperienza di terra, ottemperando alla parola del Signore e alla sua divina volontà, la casa del Padre dove Gesù è andato a prepararci un posto ci aspetta per la pienezza della nostra gioia. Che auguro a tutti i santi.